Siamo con Elena Vanadia, neuropsichiatra dell'Istituto di Ortofonologia. Dottoressa, lei oggi parlerà di vulnerabilità. Che cosa vuol dire e come si misura? Per vulnerabilità si intende il punto debole, se vogliamo prendere il significato letterale del termine. Quando parliamo di bambini si intende chiaramente individuare dei fattori di rischio o comunque degli indicatori d'allarme che ci possano far comprendere come quel bambino ha dei bisogni particolari e come possa incidere positivamente o negativamente l'ambiente che lo circonda. Rispetto all'individuazione della vulnerabilità presenteremo la scheda di screening neuroevolutivo che abbiamo elaborato insieme neuropsichiatri infantili e psicologi psicoterapeuti dell'età evolutiva, che è una scheda di screening proprio nella misura in cui non tende ad individuare una patologia già conclamata, ma tende ad individuare proprio quell'ambito di vulnerabilità sul quale si può intervenire per modificare la traiettoria che altrimenti potrebbe andare verso la patologia. Oggi è tanto importante parlare di vulnerabilità e non di patologia, perché altrimenti si finisce per creare appunto un esercito di nuovi malati? Sì, soprattutto questo è vero per i primi anni di vita. Infatti numerosi studi che verranno presentati anche nel corso del convegno testimoniano come nelle diagnosi fatte in particolare nel primo anno di vita non abbiano un alto livello di stabilità diagnostica, nel senso che spesso individuare delle patologie che poi non si riconfermano tali al terzo anno può essere peggio che invece informare i genitori che il bambino ha sicuramente dei problemi, ma che non è detto che la diagnosi rimanga quella. Cioè è più importante rendere i genitori consapevoli, e sulla consapevolezza faremo ulteriori riflessioni, delle difficoltà che in quel momento ha quel bambino, ma soprattutto dei suoi bisogni, e soprattutto aiutare i genitori a comprendere il perché di determinati comportamenti nel loro bambino, perché ci tengo a sottolineare questa cosa: prima ancora di pretendere che un bambino comprenda lo stato mentale altrui, abbiamo l'obbligo, credo, di provare noi a comprendere il suo stato mentale.